Partita brutta, nel senso che la Reggiana pronti via ha dimostrato di essere più forte del Pescara, credo che ci sia poco da dire. Guarda, abbiamo preso gol dopo di subito, all'inizio ci siamo un po' scollegati, e nulla, potevamo fare molto, sicuramente molto di più, affrontavamo una squadra, una grande squadra organizzata di qualità e comunque pensiamo subito alla partita di giovedì. Io ti chiedo una cosa, perché tu conosci molto bene Auteri, ti ha voluto fortemente qui, l'hai avuto tante volte in carriera. Due episodi al cavallo della mezz'ora del primo tempo mi sono rimasti impressi. Quando Pompetti è andato a pressare su Cigarini, tu sei andato su Raddrezza, Sciaudone ha trovato proprio le praterie e è andato via con estrema facilità. È un difetto del 3-4-3 o avete sbagliato qualcosa? Ah, sicuramente abbiamo sbagliato la lettura di quella in quell'occasione e dobbiamo lavorare per fare meglio. Dove avete sbagliato questa sera? Ma dopo il gol ci siamo un po' scollegati, eravamo partiti anche discretamente bene e nulla, sono stati migliori sotto tutti i punti di vista. Il rimpianto per quell'occasione, l'unica che avete avuto con Cernigoi che si è fatto anticipare, è grande oppure il risultato non fa una piega? No, dispiace, dispiace perché poi anche giocando male, se ci girava un pochino meglio, magari portava, cioè, si provava a pareggiare, però ripeto, dovevamo fare molto di più stasera e lo sappiamo e prepariamo subito la partita di giovedì. Derisio all'auricolare, Massimo, una domanda che poi deve lasciarci. Sì, Fabio Ferraresi. No, io prima, come ho detto al direttore, sinceramente, poi tu che sei un giocatore di esperienza, mi aspettavo qualcosina in più oggi da alcuni di voi dal punto di vista della personalità. Poi hai detto bene tu che prendere un gol su rigore dopo pochi minuti sicuramente non aiuta, ma non può essere l'alibi. Per dire che oggi la partita è stata indirizzata in un certo modo, perché poi molti di voi hanno fatto fatica a riprendere in mano la partita, al di là poi dell'aspetto tattico, di Cigarini che va messo un po' in difficoltà, degli esterni che hanno fatto bene. Oggi siete mancati, secondo me, i 4-5 giocatori più esperti sotto il punto di vista della personalità, in modo evidente. Ma sicuramente il risultato dice che potevamo fare molto, molto meglio e questo lo sappiamo tutti quanti e ripeto, lavoriamo per fare meglio di quello che abbiamo fatto oggi, giovedì che c'è un'altra partita importante.